amici di Telemolise, siamo a Termoli, a Villa Livia, per la seconda edizione del premio Eccellenze al Timone. La provincia di Campobasso premia tanti molisani che ogni giorno si distinguono nel proprio lavoro. Noi abbiamo sentito tutti i protagonisti e vi raccontiamo tutto in questa puntata di Viaggio in Molise. Premia la consigliera Giuditta Lembo. Io pregherei di raggiungermi qui sul palco. Buonasera consigliera, non facciamo domande per questa, magari grazie. Poi qua e là intanto il premio per grazie. La nostra balina e poi chiacchiereremo un po' insieme. Elena Damario, ballerina professionista. Dopo la sua partecipazione ad Amici come concorrente, tutto il mondo ha potuto apprezzare la sua arte. Da qualche anno è tornata in Italia, un volto molto amato della televisione italiana, una carriera sempre in crescita. Grazie. Sì, è sempre un piacere rientrare a Termoli, davvero terra del cuore, dove ci sono le mie radici. Sì, spero di insomma continuare a crescere non solo come danzatrice e ballerina ma anche come coreografa. I progetti sono tanti, però ecco, tornare a casa e ricaricarsi per i nuovi progetti è sempre molto bello, ecco. Stasera ha ricevuto il premio Eccellenze al Timone proprio per questo suo legame con il Molise. Sì, per me è un onore ricevere questo riconoscimento, è sempre bello, però ecco, in questo caso per me è speciale, perché si tratta di Termoli e Donne al Timone è un premio a cui tengo tantissimo, davvero, e ringrazio insomma il Molise. Lei di recente ha anche pubblicato un libro, si chiama Salto. Che messaggio vuole lanciare attraverso le pagine di questo libro? Io dico sempre che mentre scrivevo la storia in realtà mi sono accorta che non è un libro prettamente per i danzatori, quindi non è di danza o teatro o di New York dove parlo appunto del sogno di danzatrice, ma vuole essere un libro motivazionale, è una storia che vuole supportare chi un'idea chiara ce l'ha già. Però anche incoraggiare chi l'ha persa di vista, perché tutti abbiamo un goal nella vita e avere il coraggio di inseguirlo è importante. Io chiamerei qui accanto a me Pierluigi Fucci, grandissimo, un applauso. Eccolo qua, prego Pierluigi. Salve, buonasera a tutti e grazie, veramente grazie. Pierluigi Fucci, tra le eccellenze molisane premiate stasera a Termoli, lei è stilista, è nato a Campobasso, ma il suo nome ormai è internazionale. Ma grazie, mi dice una bellissima cosa, assolutamente, io sono nato a Campobasso, ho vissuto per molti anni a Campobasso fino a quando non ho finito gli studi classici e poi, come tutti sanno, io mi sono trasferito, ho iniziato il mio viaggio nella vita e nella passione da Roma, Firenze, ora Milano e poi da Milano tutto il mondo, ma le mie origini, le mie radici, come faccio a dimenticarle, no? Per cui
e il ritorno, questo è un comeback grazie a questa premiazione. Raccontiamo un po' i punti cardini della sua carriera. So che la carriera è lunga e ricca di successi, però cerchiamo di sintetizzare i momenti più importanti. Beh, dopo gli studi universitari, grazie a Roberto Cavalli, io ho iniziato la mia carriera giovanissima, avevo 19 anni, e poi di lì tutta una serie di griff, Gianfranco Ferré in particolare, fino a quando poi, saltando molti step altrettanto importanti, ho avuto la prima grande direzione creativa quando Santo Versace ha acquistato il marchio Verri, e lì ho lavorato come direttore creativo a Milano per Verri. Questo griff internazionale del superlusso da uomo, e di lì poi Pollini, La Perla, tante altre griff, fino a poi alla scoperta da parte di Alta Moda Roma, che mi ha lanciato nella Prêt-à-Porter di lusso, e di lì è iniziata la mia carriera e via dicendo, e poi le prime esperienze internazionali, soprattutto in Cina come direttore creativo di Maison del lusso e in altri posti nel mondo. Ora sicuramente la mia la carriera è in una fase completamente diversa, sono più che stilista, sono un direttore creativo, quindi dedico la mia grandissima professionalità e esperienza oltre trentennale alle maison e alle case che ne hanno bisogno per elaborare e rinnovare i loro prodotti. E il mio grande sogno nel cassetto è proprio quello di donare, ridonare anche alla mia terra, grazie, e si spera, a un'imprenditoria locale che possa riavviare per mezzo anche delle ceneri della ITR delle nuove progettualità nell'abbigliamento, per riportare progetti del Prêt-à-Porter che partono dal Molise e il resto del mondo, e coinvolgere tutta una serie di giovani che hanno studiato tra Roma, Firenze e Milano nel settore della moda, dell'arte, del design e del cinema, di nuovo nella regione per collaborare in questo, quello che è una nuova proprietà, in questo che è il mio grande sogno nel cassetto. Tante creazioni, tante collaborazioni importanti, adesso lei le ha elencate. Quale crede sia il suo punto di forza? Allora, il mio punto di forza è sicuramente il fatto che io sia uno staccanovista, un grandissimo lavoratore. Questo l'ho ereditato dalle mie origini, dalla mia famiglia e dalla mia regione. Sono un instancabile. La ricerca. Sono un ricercatore e penso sempre che quando raggiungo un risultato sono sempre all'inizio. Questo è il mio grande punto di forza. Non è il lavoro in sé per sé, ma il fatto di essere sempre costante come dire, volitivo, di spingermi sempre più avanti e cercare di non arrendermi anche di fronte a momenti di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo in questo momento, perché il Covid comunque ha bloccato il mondo intero e assolutamente i beni superflui come quello della moda e della creatività.